Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. È un po' che non ci vediamo, Poi magari un giorno vi diremo come mai tutta questa assenza. Quest'oggi sono qua nello studio per assemblare il PC di Ciappo. La mia workstation è stata rinnovata circa un annetto e mezzo fa, barra 2, e quella del Ciappo la rinnoveremo quest'oggi. Come voi sapete facciamo insomma anche video editing al di là del canale, usiamo una GH5 con altre macchine. E quindi insomma i file che produce la GH5 sono file molto pesanti. Quindi anche per giocare, cazzeggiare, anche per fare video per i canali abbiamo bisogno di un PC con un hardware che riesca a sostenere questo tipo di attività. Dal titolo avete già letto qual è stato il budget per comprare i pezzi che Ciappo mi ha dato. E ora vi farò vedere con una carrellata i pezzi che appunto ho scelto. Poi ovviamente insomma si può, come voi sapete, fare in mille modi. Si poteva fare così, ma perché non è fatto così? Ma perché non è fatto così? Cercherò di spiegarvi tutto. Che? Ciappo, che? Ciappo, che? Ciappo. Ci avviamo verso la fine della stagione estiva, quindi lo studio è un casino totale, poi lo metteremo a posto per prepararci all'inverno. Partiamo dall'alimentatore, ho scelto un EVGA Supernova 550 watt, più che sufficienti a mio avviso, 80 Plus Gold. Una cosa curiosa che ho notato è che da quando ho fatto il PC io 2 anni fa ad oggi, l'inflazione dei pezzi è stata assurda, perché certe parti sono calate di un pochino, ma altre, nonostante sono passati 2 anni, quindi uno dice lo stesso pezzo dovrebbe costare di meno, no, è andato a costare parecchio di più. Comunque, un alimentatore importante, completamente modulare, ha anche la funzionalità di eco che può attivare e disattivare la ventola automaticamente in base alla quantità di carico di lavoro, quindi insomma dovrebbe essere anche silenzioso e consumare poco, diciamo, di consumi extra a quelli del PC. Come scheda video ho puntato su una GeForce GTX 1080. Sì, lo so, a breve la Nvidia presenterà la nuova serie di schede video, ma lo sappiamo, no? Da ora che lo presenta arrivano tutti i modelli, partono i primi test, sono effettivamente comprabili ed hanno un prezzo non così alto. Passerà del tempo, Ciappo, il PC gli serve ora, quindi devo farlo con quello che c'è ora. In questo caso è una variante, lo vedete, della Inno 3T, ma insomma c'è di meglio, c'è di peggio, quello siamo tutti d'accordo, ma in questo caso a un prezzo, diciamo, accessibile ho trovato questa GeForce 1080, che comunque chi lo sa non serve che glielo dico, ma per chi fosse meno esperto, il target di questo PC è anche, diciamo, il videogioco, diciamo, a 4K 60 fps, con tutto alto, senza doverci pensare più di tanto. Per quanto riguarda lo storage, l'unità principale è un SSD con socket M2, in questo caso è un PCI Express 3, vedete, generazione 3x4, e 480 giga, è un ADATA, uno dei migliori per quanto riguarda la serie economica di SSD, è tra le tipologie di disco attualmente disponibili con la velocità di lettura e scrittura più veloce in assoluto, quindi molto più veloce anche di un SSD classico. Verrà associato come sempre ad una disk meccanico, in questo caso è un Toshiba da 3 TB, insomma non è che c'è molto da dire, e anche un altro disco che in questo momento non ho perché è montato sul vecchio PC di Ciappo, poi lo andrò a staccare, ed è un SSD di buona qualità da 500 giga che servirà per conservare solo i file video che in quel momento dovranno essere montati. Per quanto riguarda la RAM, ho optato per un kit da 32 giga, sono due banchi da 16 della Corsair, sono delle Bengans LPX, niente LED, i LED mi stanno sulle scatole perché sono un po' troppo truzzi per i miei gusti. Ho puntato per una piattaforma AMD, sono andato su un bel Ryzen 7 2007 se non sbaglio, comunque l'elenco dei pezzi è tutto qua sotto in descrizione. Per ora, per entrare nel budget, ho optato per il dissipatore stock, non ne ho ancora provati i dissipatori della nuova serie dell'AMD, è un periodo che venivo solo da Intel, quindi sono curioso di fare qualche test e poi vedremo se comprare un raffreddamento aftermarket magari a liquido. La scheda madre, per forza di cose, tra socket, chipset in base al processore, è questa bella X470 Master Sli o Sly o SLI, come preferite. I pezzi sono tutti, manca solo il case, che è questo, si vede poco, ve lo farò vedere meglio più tardi. È un Cool Master, in questo momento non posso farvi vedere meglio, c'è anche, vedete, la paratia, non vedete perché in questo caso riflette, ma c'è anche la paratia trasparente per vedere i componenti all'interno.
E ora comincio l'assemblaggio, via via vi farò vedere qualche parte di quello che sto facendo, da che punto sono per così dire, e poi vi farò vedere il lavoro finito. Sto per montare il disco M2 sullo slot dedicato della scheda madre, e però volevo farvi vedere questa cosa, questa curiosità. Questo disco della ADATA, che monto anch'io sul mio PC, nasce con un dissipatore opzionale, se passivo, vedete, chi vuole lo può mettere, c'è anche un, diciamo un... una connotazione estetica, secondo me molto bello anche con i chip a vista. Però come molti di voi sapranno, questo tipo, questa tipologia di disco genera sì delle prestazioni molto alte, però genera anche purtroppo calore, quindi la possibilità di avere un piccolo dissipatore aiuterà a contenere le temperature, che ho già controllato, sono veramente veramente molto buone, non ho mai superato i 40 gradi anche sotto carichi eccessivi. Bene, eccoci qua, il montaggio è finito, non ho fatto video di mezzo perché è stato un assemblaggio molto rapido, non mi ha dato problemi, grazie un po' alle mie abilità fantasmagoriche e anche in parte ovviamente alla componentistica di alta qualità, quindi tutto è andato via liscio e alla perfezione. Vediamo una panoramica più da vicino. Io sono un grande amante del cable management, quindi ho cercato di fare un lavoro il più pulito possibile. Mancano dischi SSD che verranno installati in questa porzione, ma che attualmente non ho con me, quindi non posso installare. Non mi convince molto questo cavo della scheda video, probabilmente l'unico foro presente qua non è all'altezza giusta, e ora valuterò se farlo passare anzi di qua per avere una cosa più simmetrica. In ogni caso l'installazione è molto pulita, non mi dispiace nemmeno il dissipatore stock, purtroppo non si può girare, ho provato, va per forza in questo lato o nell'altro lato, però il LED rosso che state vedendo è indubbiamente molto carino anche al buio. Poi anche i LED della scheda madre non sono troppo spammosi, quindi è una configurazione molto pulita, molto elegante, e a me sinceramente piace molto. Lo spazio nel case è molto, la scheda video ci sta larga, il ricircolo dell'aria è ottimale, anche con solo due ventole, una in espulsione e una in ingresso nella sezione qua dei dischi. Voi non la vedete bene perché è nero su nero, ma vi assicuro che è qua. Quindi insomma valuteremo l'aggiunta o di un radiatore per la dissipazione al liquido della CPU o di una terza ventola per incrementare l'aria in immissione. Che dire, faremo vari test, magari poi vi allegherò qualche immagine, qualche screen o comunque anche solo dei dati qua sotto nel testo, nel corpo diciamo della descrizione del video, ma io sono sicuro che con 32 GB di RAM DDR4 da 3 GHz, un Ryzen 7 2007, una 1080, insomma non dovrebbero esserci problemi per far girare tutti i giochi in 4K 60 fps con tutti i dettagli alti barra ultra, ovviamente poi in base ai titoli. Niente, con questo è tutto, se la configurazione vi è piaciuta spolliciate, mettete tanti mi piace ragazzi, supportateci, magari chissà che qualcuno non ci noti e mi mandi dei pezzi per fare una che ne so, configurazione stratosferica per qualche VIP che nemmeno io conosco. Questo è quanto, ci vediamo a breve con un altro video e ora andiamo a montare con questa nuova potentissima configurazione. Piccola postilla, ho ricontrollato sul manuale anche dopo aver assemblato il PC come faccio sempre, ho notato che questo attacco M2, dato che la scheda madre è dotato di due attacchi, è in realtà più lento dell'attacco M2 principale, che è questo, quindi ho spostato il disco da là a qua. In realtà la scheda madre è già dotata di una copertura che funziona anche da dissipatore, però ho preferito lasciare il dissipatore stock dell'SSD ADATA perché mi piace diciamo avere a vista le componenti. Peccato per la scritta all'incontrario, ma insomma vediamo un po' come si può fare. Ciao!